10 interventi finalizzati a riqualificare l'area della città attorno alla Darsena. Dopo il via libera da parte del governo dei 18 milioni destinati al piano periferie, fondi che erano stati bloccati la scorsa estate, Ferrara è pronta per ripartire con 10 interventi che offriranno un nuovo volto alla zona che va dal Ponte della Pace fino via Bologna. A descrivere i dettagli in conferenza il sindaco Tiziano Tagliani assieme agli assessori Roberta Fusari ed Aldo Modonesi. Infrastrutturazioni che sono il presupposto per la realizzazione poi di manufatti e di valorizzazione di queste aree, che daranno un volto completamente diverso per chi negli anni a venire, quindi occorreranno almeno 3 anni circa, credo, per vedere realizzato questo progetto, ma che cambieranno completamente l'immagine e i percorsi che stanno nel lato sud della città tra la via Bologna e il Ponte della Pace, e parallelamente realizzando un completamento con gli altri lavori che stiamo facendo nella zona sud, che hanno cambiato e stanno cambiando, quindi sono già in appalto, l'immagine della città sull'altro lato sud, quello che è stata via Bologna, cioè Porta Paola, Piazza Verdi, Porta dell'Amore e Baluardo. L'assessore all'urbanistica Roberta Fusari ha ricostruito le dinamiche accadute negli ultimi mesi, fino allo sblocco definitivo dei fondi destinati al piano periferie. Avevamo più o meno tutti i progetti definitivi, mancavano alcuni esecutivi. Ad agosto scorso abbiamo deciso comunque di far completare gli iter progettuali, quindi abbiamo liquidato col nostro bilancio comunale oltre 600.000 euro di parcelle di progettazione e abbiamo chiuso gli iter, quindi abbiamo gli esecutivi di tutte e 10 le gare. Con la finanziaria di questo dicembre, del dicembre scorso sostanzialmente, il governo ha ripristinato questi fondi e le modifiche alla convenzione di agosto scorso dovevano arrivare entro il 31 gennaio, sono arrivate 2 settimane fa. Abbiamo preso le modifiche, modificato la convenzione originale, l'abbiamo sottoscritta e rinviata al governo. Quindi ad oggi abbiamo una convenzione che ha subito delle modifiche, ma che comunque si basa ancora su ciò che conteneva la precedente. Da nuove aree verdi a parcheggi multipiano, da riqualificazioni a nuovi percorsi turistico-commerciali. I 10 interventi relativi al bando periferie comporteranno inevitabili modifiche di questa area della città. Questo è un progetto che, oltre ad incidere direttamente sulle zone oggetto dell'intervento, si porta dietro naturalmente anche una riorganizzazione di alcune funzioni che oggi sono ubicate in queste zone e che un domani naturalmente dovranno essere ubicate altrove, che sono oltretutto le prime ad abbandonare questi spazi, nel senso che il primo intervento sarà un intervento relativo alle demolizioni delle strutture che sono poi incongrue per lo sviluppo delle altre aree progettuali. Questo comporterà che oggi siamo abituati ad avere in città 2 stazioni delle corriere, una qui in Alex Moff e una in Via del Lavoro, e domani ce ne sarà una unica. La stazione unica avrà quindi come capolinea Via del Lavoro, ma la zona Ex Moff rimarrà una fermata delle linee attualmente presenti.